Allora, si parte, rulli di tamburo, si parte con New York. Come funziona New York? Allora, New York non la pago io. New York la paga. La paga. La Borturan. Se noi raggiungiamo 20 partecipanti. 20 partecipanti. Ho detto il microfono. Per cui siamo già a 7, secondo me non ci vuole tanto per arrivare a 20. 36. E per cui la maratona di New York sapete che è a novembre, tutti ci sono stati, sono 3 volte, chi non c'è stato venga con noi. Allora io sono stato 3 volte a fare la maratona, 20 volte a fare il turista, per cui posso fare anche la guida. Allora il nostro Ciccio Capecci, guardate che mano candida, inserisce la mano e tira fuori il numero. Notaio, che numero è? Cabadost. Numero 34. Numero 34 vince New York. Chi è? Gambaiani! Che? Gamberi, scusa, non Gambaiani. Bravo, bravo, merita. Merita veramente. Allora, vieni qua. Allora. Ma che è sto strato di culo? Allora. Hai tutto compreso? No. Il pettorale. Senta qua. No, lo puoi regalare con il facciamo metà ciascuno. Fai il voucher? Ce l'hai la cosa? Allora dobbiamo un po' velocizzarsi però, se no. Allora questo. Dove è scritto New York? No, New York no. Eccola, New York! Questa è la cosa più. Ok. Sentito? Dai. Andiamo, veloci, via. Veloci! Dai, pallina, dai, forza. C'è un'altra iniziativa del club. 19 giugno. Faremo un pullman la mattina da Milano alle 10. Si va su e cerchiamo di esserci, non come il Beaujolais che siamo partiti in 25 e poi eravamo solo in 15. Cerchiamo di esserci per fare il pullman perché costa meno per tutti. Due pettorali sono offerti per venire. E adesso la mitica mano di Ciccio Capecci che entra, guardatelo. Veloce Paolo, dai, numero. Numero 8. Numero 8. Ancora Vito Piero. Ancora Vito Piero, vieni in Alsazia. Piero! Eccolo qua. Piero, hai aperto le valvole oggi? Ciao Piero. Grazie. In mano. Quello devi mettere che si veda, anche questo? Che si veda questo. Sì, sì. Fermo. Ok, vai pure, via. Scusa. Andiamo avanti senza microfono. Vai. Altro numero. Vai. 59. 59. Esattamente è Nicassio Antonio. Vai Antonio. Alzaglia. Ciao Antonio. Momento, non devi farmi vedere quello. La prossima maratona. Su via, anche se vado. Vai.
nostro merito. Numero 76. 76. Tamburini Giovanni. Numero Tamburini. 76. Giovannino Tamburini. Vai Giovanni! Franco Gossi che ci ha dato il preparato. Giovanni, dove sei? Subiana, Subiana! Giovanni! Andare! Subiana! Vai, metti vicino questi due, mettetevi vicini così se no. Così. Sempre no, insieme per lui. Dai, via. Vai. 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 Francesco. Numero. 67. 67. Reali Paolo. 67. Reali Paolo. Subiana, dai, te la mangi. Guardami Paolo, guardami. Adesso metti vicino questo, questo è due vicino, dai. Ok. Vai che sei fortunato, sei fortunello, via. Vai, vai, non male. Vai. Non male come, come maratone. Dai, dai. Già fa, dov'è? Tarchini, 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 no, Tarchini, Tarchini era il quello vicino a Tarchini, Tarchini, però se continuano a fare tardi, troppo, quando fai filmare a lui lo faccio io, guarda. No, 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 dai. Oh, bella che lo ah, va fa la finta. Ti va bene, ti va bene lo Gervio? Non c'hai la cosa perché non la, non la faccio. Guardami, guardami qua, guardami veloce, veloce ragazzi. Dammi, dammi, dammi questo che facevo la foto. 36, numero Gemma Lorenzo. Gemma Lorenzo vince lo Gervio. Lorenzo! Gemma! Lo Gervio! Dove lo hanno mandato? Luglia, Luglia, Luglia. Dove Valle d'Aosta. Valle d'Aosta. E come ti metti? Come ti metti tu? Perché c'è Zaic 2 e 3 Zerbion. Puttana vigliacca. Sei già iscritto da Zaic. Da Zaic ho già pagato. Ti tocca andare fino a Valle d'Aosta. E va bene, cedi, lo cedi, lo cedi, lo cedi. Lo cedi, dai, uguale. Fermo, fermo, fermo. Doppietta, doppietta, doppietta. È sabato e domenica. Questa è domenica. Grazie. Viaggi la notte. 52. 52. Massaro Angelo. 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 Monte Sole ancora. E falta Monte Sole. Numero 19, Caselli Gianni. Caselli Gianni! Gianna! 19! Gianna! Vince lo... Cosa vince? Vince Monte Sole! Monte Sole! Gianna, Gianna, Gianna! È da sola! Vicino a questi? Sì, ogni tanto, dai. Avete vicino? Lazzarini. Vado, dai. Via, andiamo. Lazzarini. 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 Allora, vi devo dire una cosa. Il pettorale lo potete cambiare con un altro socio entro la fine del mese. Date un altro socio, mi mandate una mail. Dove c'è? Date un altro socio. Allora. Lazzarini c'è? Non vuole? Lazzarini c'è?
Grazie a lui. Adesso il nostro grande socio. Lo regalerà a chi vuole entro la fine del mese. Mi mandi una mail. Come chiami? Bravo Lazzarini! Dimmi! Orta! Cino! Orta! Vai! Cioè, di che lo viene chi? Dai, Francesco, è strano! Adesso cosa c'è? Orta 84, Biagini Andrea! Aspetta, devo parlare! Comunque il pettorale non è che c'è il pettorale per tutto il mondo, c'è il pettorale per una maratona sola. Se un socio che vince parteciperà alle 10 maratone ne pagherà solo 9. Quest'anno le maratone costa 150 euro se volete fare tutte e 10, per cui tireremo via 15 euro da 150 euro. Per i non soci sono 250 euro. Quest'anno ci sono delle grosse novità, c'è la 20 in 10, ci sono già 4 iscritti. Tempo massimo 12 ore, si parte alle 8, si arriva alle 8 di sera. Allora, una mia scommessa personale, chi vuole fare 2 maratone al giorno e riesce a farla tutta 10, non paga, entri qui e qui. Ci sono anche degli stranieri che si sono un po' meravigliati di questa cosa, perché dicono che sono solo, infatti sono presidente della banda di passo. Ok. Allora procediamo con le 10 e 12. Primo è stato... Biagini Andrea è arrivato? No. Mica è quello che ha messo in fondo? Biagini? Aspetta. Ma Biagini Andrea? C'è Biagini Andrea? No, andiamo. Biagini Andrea non si è presentato, per cui non vince niente. Dovrebbe lontano rispondere a me. 35 Gavazzetti Carla. Gavazzetti Carla. Gavazzetti Carla. Ma questa ma si vince la parola dell'orto. Onorato, devo andare? Onorato. E tutti a cuore. Fermi un momentino. Queste foto vengono come vengono, Allora, avevo promesso mio, questa volta deve venire Gallone Michele, vince la seconda dell'ora. Devi comunicarlo a... Devi lasciare il negozio? Sì, lo allora. La durata, più veloce, se no stanotte qua. Grazie mille. Grazie. Paolo, ridi la regola per chi vuole cambiare. Carmine Sansone! E tutti i filisteri. Pure tu sulla colonna. Aceto Giuseppe, premio! Aceto Giuseppe vince la quarta di oggi. Non c'è Aceto Giuseppe? È qua, eccolo qua. Eccolo qua. Grazie. Andiamo veloci, se no... Però devi venire a Orta, Giuseppe. Lo vediamo. Un momento.
Andrea! Guardami Andrea, guardami Andrea, insieme a lei, vicino a lei, dai. Vice Enrico Guido. Siamo a 16 maratone d'arte. Dobbiamo prendere ancora 47. Ma tu escludi? Escludo. No, questo no, lui no. Ha detto che fa cambio con New York. No, aspetta, ho detto Marco. Esatto, Marco. Guardami un po', guarda, dai, Felice 44 intro caso Isabella, c'è? No, non c'è, no, vediamo niente perché non ci sono rigori. Prossimo 63 numero 63. È diventato Franco Schiazza vince l'Orta. Orta, devi andare, devi venire, vai Franco. Sta poi sbucatino a noi, la Gabriella Bonassina vince un'Orta, e dai che ce la fai, vieni qua Gabriella, Gianin Pianotti, diamo 8 ore devi venire, dai, poi facciamo il bagno. Facciamo il bagno insieme in un posto che ti dico io. No, si posso fare la 10. Sì, anche la 10, dai. Chi è? Tre. E Benedetti Svizzera vince un'altra. Ma perché? Beh, adesso con la batteria nuova sembra che funziona. Guarda un pochino, dai. Di qua. Pino Domenico. Vai pure. 65 Pino Domenico. Numero 10 dalle 10, l'ultimo delle orte. Lago d'Orta. Dai, stare in guazza. Adesso abbiamo 3 pettorali del presidente, l'11 settembre, mio compleanno. Vince Lombardi Tea, numero 50. Ecco la prima Lombardi Tea, vince una maratona del presidente. Ecco, Vito Piero Angola, la tua compagna, con l'ultimo pelliccio. Abbiamo il numero 26, Enrico Michele. Per fare la maratona del presidente, dov'è che sta? Grande! Grandissimo! Grande Michele! Bravo Michele! Trova l'aereo per Forlì. Numero 81 Zampini Carlo vince l'ultimo dei presidenti. Dov'è Carletto? Carletto, Carletto. Ma è stato lui a dire col grande assente Mario Ferri, che magari ha detto che veniva vestito da Batman, però non è venuto.
Bravo, aspetta che devo fare anche qua. Adesso abbiamo una serie di 6 maratone di Pescara. 6 maratone a Pescara in circa. Numero 38, Gianmarco Michele. Velocissimo, grande, è vicino a casa tua, ma lo facciamo sempre, è vicino a casa tua, stiamo facendo un grosso. No, dai, numero 7 Daniele, la seconda di Pescara. Venite qua, guardate un attimo la maglietta che c'è su, vieni qua, fai vedere a tutti. Fatti 360 gradi, alle 20 di Orta, alle 20 di Orta. 20 in 10? 20 in 10, dai, 20 in 20. Ti sei scavato la fossa stavolta. Angela, Pescara! La facevo comunque. Foto, qui ci vuole la foto. Aspetta, piano, andiamo a andare via la gente. Tanto c'è tempo, c'è un'ora. Grazie. Allora, voglio fare una foto con Daniele, vieni qua. Pescara, proprio dove andare? Vabbè, devi risparmiare il pettorale. Adesso vediamo. Ti vuoi cambiare, Carlo? Sì, grazie. Prossimo? Grazie. Sembra strano, la Torre Angela vince l'altra. Combinato. Oh, sempre insieme. Che palle, sempre insieme. Prossimo. Scusi. Sì. Numero 28. 28, Faini Laura. Vince Pescara. Non è aiuta, ma io non vale. Non ci avrei. Guai a proprio con te, a che non lo vuole. La ridà. No, mettila. No, prendi quello. Quello sì, quella è la pergamena. Quello lo vinci comunque. Bella. Riccardi Mario vince. Riccardi Mario non se la merita. No. Lo vince la maratona di Pescara. No, Mario. Stavolta la ti tocca fare. Anzi, faremo la doppia perché ci sarà sicuramente la maratona sulla sabbia il giorno prima. La Beach Marathon, terza edizione, Pescara, sabato. Tempo indeterminato stavolta. Partiamo, arriviamo la mattina quando parte l'altro. Facciamo tre. Facciamo la notturna, dai. Sansone e Patrizia. Mi pare le vinte è passato di bello. Io ando anche a Pescara, finisce, sto arrivando alla sesta di Pescara. Luzzini Massimiliano vince l'ultima di Pescara. Luzzini Massimiliano. Signore dei conti, Toschi Gianfranco, vince la signora dei conti. Signore dei conti. Si mangia da Dio. Signore dei conti vince la Senigallia. Stai bene là. Si dormi. Non è potuto Traicchio. Oggi. Qua che si chiama l'organizzatore? Franco Traicchio. Traicchio, quello che pesa quasi come me. Ha detto male caiuto. Si è spaccato una gamba, papi, si mangia i suoi saliti. E andate perché si mangia veramente bene. Che cos'è? Per Terni. Allora Terni ci offre 2000. Due pettorali per il 2017, nostro amico Marcello. Il primo lo vince il numero 73, Lorenzo Scarpante Stefano.
Mercante Stefano. Non c'è? Non c'è, va. Eccolo, eccolo, no. A oltranza, dai. No. Abbiamo tempo, abbiamo ancora tre quarti d'ora. Per cui... Numero 3, Adam. Io dovevo anche mangiare, te lo dico un po'. Andrea. I bucatini sono finiti. Momento. Avanti Andrea, il prossimo... che vince la prossima maratona di Terni 2017. Gianni Adanti. Si è obbligato a venire. Certo. Eccolo qui. Ecco, il prossimo maratone. Maratona dell'UNESCO. Te l'ha dato una sola. È stata strappata con le unghie dal nostro Marco Simonazzi, l'organizzatore. Pellizzardi Massimo. Vince la maratona dell'UNESCO, che mi sembra che sia perfetto. Giusto? Questa. 28 marzo 90%. Allora, 90%, perché mai c'è quello? Aspetta, o forse no, non lo so. Di quest'anno? No, 2017. 2017, meglio, vieni qua. Ma ora fammi la foto. Perché la faccio? Certo. Papà, 17, numero 60. Questa qui è Annibale, i Montanari? Sì, chiamo, questa qua. Felice! Che fai? Lo prendi? Lo prendi? Felice? O lo dai indietro? Grande Annibale! Vai Annibale! Grazie, un abbraccio a tutti, un grande piacere essere qui con voi. Due poterari, quindi meritate 100, non due. Due, adesso andiamo avanti con due e poi vedremo. Grazie. E un saluto a tutti, un abbraccio e vi aspettiamo alla Colle Marathon l'8 maggio, quindi siamo già molto contenti perché ci siete spesso con noi. Grazie tante. Vai Annibale! Vai! Allora, il primo che ha vinto, chi è che ha vinto? Felice Russo! Felice è impegnatissimo con le sue pergamene. Guarda, sono state stampate queste notte dalle due in avanti, vi giuro, perché mi ha chiamato il grafico mezzo per fare gli ultimi che si sono iscritti ieri sera. Questo chi è? Sabrina Giampaolo, che lui è arrivato con l'ultimo treno e vince la Colle Marathon. Colle, la prossima maratona, gira. Ecco, qui vi mando un saluto Mauro Firmani, ex componente del direttivo, che potrà esserci. Vai. E ci ha regalato due pettorali per la maratona che sarà il 18 di dicembre. Mi ha detto che la data l'ha fissata da poco. Vince Kreminsky Olanda a maratona. L'hai fatta mai la maratongola? Sì, e ora fai tre. La prossima maratongola. Guarda Violanda. Non c'è rotta. Maratona, non male la maratongola, dai, carino. Leopardi Barra. Ma anche lui la maratongola. Vince la maratongola. A Roma. A Roma. Questo. A Maneca. Foto. M1 Cristiana, fai la foto con lui. Stiamo andando verso Rimini. Ci sono due pettorali di Rimini. Momento. Strappati da Cristiana, l'organizzazione. Vince come l'ha strappata? Numero 47. E Pieri Rosa! Bravo Rosa! Dovevi andare a Padova tu, adesso devi arrivare. No, volevo andare a Rimini. A posto. Brava Rosa, vieni che ti ospitiamo! A casa tua? Siamo cieco, tutti bene. Non ho problemi. Rosa! Scarpa Franco, numero 72. Vince Rimini. No, ma qua si mangia male. Ecco che arriva Scarpa Franco. Vai Franco! Adesso abbiamo tre maratone, tre pettorali di Carpi.
No, dai, devi far, devo vedere che bella anche la vincita. Numero 23. Numero 23. Cursi Dorando. Non c'è. Butta dentro. 18. 18 Carlone Michele. No, Gaffa, no, è impossibile. Numero 16. Che ne pensi di questa maratona? Ho trovato il cambio. Faccio il cambio con lui. Con lui? Con le maratone. Cioè, vai, 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 vai. Eccola qua. Allora fammi il fuori il cuore. Però diccelo ufficialmente a lui che fa già il cambio. Dai. Ma qui devo fare la foto bella, fatto bella con la regina. Allora, qui è venuta il Beaujolais. Siamo fatti un fracco di risate. Fammi vedere anche l'altro, la vincita. Voglio vedere lei che è meglio. La vincita, okay. Grazie. Carolina! Carolina va in gambiti, vince Carpi. Carolina! Hai il telefono, ecco qui che arriva. La sua famosa capigliatura. La rasta e la pasta e i bucatini e qua è fatto bacio gloriosi quartiero vince Carpi, l'ho visto stamattina, dove era, eccolo qua. Eccolo qui, impegnato. Fatto, tutto a poco. Fatti il cambio. Ma sì. Vai, vai. Bravo. Giochi in casa tu. Giochi in casa. 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 Qui ci siamo. Allora questa è la maratona di... la maratona del Volturo la prossima settimana. Sono un po' stretto, però magari lei ci può andare, la vince Alina lo sud. Lei va sempre giù, magari va a fare anche il Volturo. Sì. E la vedo. Va bene, con te, lei ci sarà. Alice! Non c'è una foto con me, Alina. Guarda, anche il basso. Alina, guardami. No, la tua! Deve parlare del Volturo. Dai, Felice! Abbiamo già anche il pettorale. Parla. Abbiamo già. Felice, vuoi parlare del Volturo? No. Ci vediamo. Non parlate tanti pettorali, che se dovesse parlare per tutte le cose. Chi è che... Vabbè, stavo dicendo. Allora dammi nominativo almeno. Giacomo Grillo. Diciamo già il primo blocco. 42. No, si segna, segna, così già se... Casino, perché abbiamo il pettorale, il voucher, 35, 30, 25, 20, okay. 25, 30, 25, 20, è perché mezzo maratona o 6 ore? La maratona, 20 euro. 20 euro. La terza del Volturo, Massimo Soppietti. Anche se... visto che si è ripreso bene, anche se uno... Corrassi che la faccia. No, non c'è perché non posso. Anche se allora cambialo qualcuno magari. Lo dice adesso Paleo, dai. No. Guarda, Terry Verdiani, già ci ha prenotato. No, se ne sono lasciato. Andiamo ad agosto, la bella farà fresco, la bella ad agosto, immaginate. Massimo, 27 di agosto, la bella. Ci sarà il numero 49, non te l'ho dato, Robianco Carmine. Portati un po' di ghiaccio e vieni a fare la signora di Lavello. Anche bene, la bianca di Gregorio, diciamo alla fine.
Complimenti. Ma tu hai detto volevo venire a sud? Sei ore. Stava bene. Ci coria? Gorgone, si mangia mai, voglio. Gorgone Salvatore. Amico! Gorgone Salvatore deve andare a Ravello, questa è stata. Non ti ha cominciato. Lo vedo bene a Ravello. Gorgone Salvatore. Tremonista Massimo Morelli vince. Tengo già un megabus da un euro Firenze. Megabus da un euro Firenze Napoli. Ah no, vabbè, un euro. Certo, già fatto. Con l'emanatore poi potete riscrivere da quello che volete. L'anno scorso si potevano fare 3 su 3. Massimiliano, oh. Via. Portati il passaporto. Ah no, per New York, per l'evento. Sei obbligato, sei obbligato, ormai lo prendo in do. Vince vabbè. Numero 43, Guerriere. Scusate. Graziano. Eccolo. Guerriere Graziano deve scendere a Lavello. Ecco, neanche te con me l'evento. Vuoi fare la 24 ore, se no la maratona. Può scegliere. Anche lui, lui è la prima. Numero 56. Graziano, girati. Graziano, girati. Fammi vedere il diploma. Entra il Moretti a Domella, numero 57. Il diploma, Graziano. Ti interessa più il diploma o ti interessa? Vai. Giustamente siamo pari col marito, una per una. Mettilo davanti, mettilo davanti. Man mano? L'hai fatto? Man mano. Cos'hai vinto? Cos'hai vinto? Lavello. Adesso questa la vince con figlio Marco, numero 11. Vieni Marcolino, vieni. Che vince? 24 ore di Lavello. Sei obbligato Marco! 24 ore e tempo ai 300 km! 300 km di obbligato! 24 ore! Marco! Buon figlio! Marco, bravo, Marco, girati, Marco, girati! Non prendere impegni! Lo vedo bene! Il nostro Ciccio Caffè ci ha offerto 2 pettorali per la splendida maratona della Salve che abbiamo fatto settimana scorsa. Nonostante il vento, il prossimo anno niente vento, mi raccomando, ci saremo nel 2017 tutti, forza. Chi è che la vince la prima? 58, lei del Santo. 58, che ti va? Un abbraccio! Bravo. Non voleva venire, quest'anno ci viene, dai. La sabbia grande, tutti sulla aspetta, sabbia aspetta, aspetta. Fai vedere anche il diploma, metti anche il diploma in mostra. Dai, buono tu, ok Mario, okay. Poi mi aspetto notizie da cosa? Devo vedere, metti in rete, non su Facebook, il sito. Ma si trova Marco, vedo un poco, no, si trova Cabrini Franco. Non la vuole. Marco Cabrini, vieni alla sabbia. Vieni alla sabbia. Vai. Al massimo fai il bagno, Franco, vai. Vai, vai. Grande Franco, si sta riprendendo. Vittoria.
mette a posto le gambe. Sì, immagino. Franco, girati, Franco. A manica. Con tutto, fa vedere. Fa vedere, tira fuori tutta una quella. No, fa vedere il diploma. Il diploma, diploma. Eccolo qua. Ok. E anche la sabbia che hai vinto. Anche la sabbia. Grazie per la generosità. Il prossimo maratona è? Numero, allora siamo a metà ponto, siamo al 2 giugno, 3 metà ponto. Il 2 giugno dovete andare a metà ponto Rocco Petrocelli. Da Rocco Petrocelli. Il nostro presidente onorario vieni qua, dai, vieni qua. Adesso funziona il microfono, puoi dire due parole, dai. Metaponto! Ve al mare! Grazie! Ringrazio ancora una volta, metaponto! Metaponto è giù la sigla! È giù la delicata! C'è un pezzettino sulla sabbia, ma è molto bello! Massimiliano! Massimiliano! Lo porti tu a metà fondo. Se la Gavi Leandro vince il metà fondo, lo porti un po' di strada, però vabbè dai, puoi fare anche il bagno giusto, dai. No, no, accompagnalo. Il posto che è molto bello da visitare. No, è bello, lo conosci, sono di là, di Alibano. Allora, vedi. Sono della Puglia. Lui è lì, là. Chi è questo? Ah, Pelagalli. Pelagalli? La voce di Marina. Anche tu. Scendi a metà fondo. Se non lo cambio, eh. No, poi hai fino a fine mese. Sì. Vabbè, Marina, numero uno. Vinci. Ecco qua il voucher. Cosa vince la Marina? Vince metà fondo. Metà fondo. Potete andare insieme. Non vai tu. Tu hai il record negativo, dillo, eh. Lui ha il record negativo. Marina. Fai risultare. È una ultra, sulla sabbia questa qua. No, ma l'ho fatta un po'. Ah, l'hai fatta. Girati. L'hai fatta? Dove hai il record negativo lui? 7 ore e 47 minuti. Ah, vabbè, devo ancora farla io. Tempo inenarrabile. Finito? Finito? Finito, Felice? Che ne pensi, no, Felice? Numero uno, che dobbiamo mancare ancora noi. Numero uno, a corsi Alberta. Alberta, vinci la Venna. Vieni, vieni, poi al massimo lo senti, ma magari ti puoi allenare. Vai. Vieni, vieni. Vai, Alberta! Vai, Alberta! Abbiamo anche il diploma, eh? Abbiamo anche il diploma. Vabbè, dai. Non ti può muovere, dai. Vai, dai, tira lì. Foto. Foto. Mario, vieni che facciamo la foto. Mario. Filmino, foto. Dai. Ecco qua. Cosa vinto? La Venna. Caccia via, ferma. Gambaiani, sempre Ravenna. Paolo Gambaiani vince Ravenna, non l'ha mai fatta, ha fatto solo 3 maratone quest'anno. Allora, abbiamo finito Ravenna con Mauro Gambaiani, dove è Mauro? È già tornato, ah, sì, col diplomone di Mauro. Lo sai, no? Doveva vincere New York, qualche macchina, si chiamava, si comprei i cappelli. No, ma lo sai la storia di... C'è stato un anno che in cima alle magliette di Ravenna c'era scritto è meglio correre a Ravenna che a New York, a me mi è capitato proprio questo. Perché mi ha chiamato che avevo vinto New York. Prima avevo letto Gambaiani invece di Gambelli, il più fortunato, che stasera devi pagare, devi pagare stasera. Adesso siamo... Giovanni Francioso! Ecco, Francioso, Giovanni! E non sei. Facciamo la... Allora, siamo alla maratona del riso. La maratona del riso è offerta dal nostro socio Angelo Cappuccio, sindaco di Santiago, che vi saluta molto e non è potuto venire.
vi ha detto che farà una super convenzione che uscirà martedì e vi invito tutti alla palestra quest'anno, più bella dell'anno scorso. Ha offerto due settimane della maratona del riso, prima parte. Ha vinto Francesco. Ha vinto! Certo che sei Giovanni, il più simpatico pugliese che esiste, Giovanni Franzolo. Pensate che io quando ho fatto la prima maratona di Terni l'ho trovato su un pugno, c'ho ancora le foto di Franzolo, che sapevo chi era. Adesso a distanza di 5-6 anni l'ho scoperto che era Giovanni Franzolo. Grazie Giovanni. Prossimo sempre riso ed è Villaia Salvatore. Villaia Salvatore viene a riso, ma già non finisce il 20% non è il senso, di quello Salvatore. Adesso glielo chiediamo, ti piacciono le risaie? No, come sensazione ho capito, se fate verità a cure o a Mercedes? Io so di mai no. Allora, è la volta buona. Abbiamo le maratone di Rieti, che sono quattro maratone. Due a novembre e due a gennaio. Adesso vince quella di novembre Agnoletti, numero 6. Agnoletti. Eccola qua. Vince Rieti a novembre. Sarà la settimana prima di Firenze. No, si fa il 6. Il 6 novembre. 6 novembre. 6 novembre è tipico. Domani. Prendi il prova. No, già ho fatto. Ho giocato dei siti. Io ieri sera avevo visto il 20 di novembre invece il 6. Prossimo. Gennari Giuliano vince Rieti a novembre. Giochi in casa. Giochi in casa. Gennari, vieni qua. Rieti. Giochi in casa. Ma buongiorno, però adesso funziona il microfono, è un problema di fila. Una bella cosa. E adesso andiamo a gennaio a Rieti. Vince la maratona di Rieti a gennaio il numero 20, c'era Paolino. Paolino, dove sei? C'era? Questo va forte, mi spassa sempre via. Mi passa sempre via, porca boia. Non so, ci arriverò a gennaio. No, ci arrivi. Io magari no, ma tu sei sicuro. Fermo qua, facciamo la prossima. Rieti a gennaio. Ok. Gasper Velozzi deve venire a Rieti, vai Gasperino. Quella è gennaio, sì, quella è l'anno quella. Dopo quella di Caserara, è il 2 o il 3 gennaio. È proprio subito. Eccolo qua. Va Gasper. Vedi lei. Foto. Vedi qua. Marco, finito? No, era sacchetto di un Alice, ma lui? Che maratona siamo? 6 ore della birra. Allora, troviamo due pettorali. Un pettorale. Allora, Enrico Medinei ci ha offerto due pettorali, uno per la birra e uno per Teodorico. Ma la 6 ore di Teodorico in che giorno? Settembre. 18 giugno. E vince il numero 10. Bevilacqua Andrea. Bevilacqua Andrea vince. Ma questa è la birra. Sì, ma... vince la birra, ti piace la birra? Vabbè, allora d'accordo. Bevilacqua Andrea vince la birra, fatta. Ce l'ha mandata lui. Perché lui aveva detto che doveva cambiare. Mentre la 6 ore di Teodorico la vince la nostra segretaria. Interpretatorio cristiano. No, allora si è sbagliato, non si faccia allora. Si fa il da sola, se la canta e se la suona. E quella sì, la prima. Allora ringraziamo Enrico Medinei che ci sarà questa sera
al passaparte non poteva venire. Siamo a San Baudia. E ora andiamo a San Baudia, siamo alla prima domenica di dicembre. Il pettorale è stato regalato dalla podistica direttiva, dal nostro socio Enrico Di Gregorio. La vince il numero 58, Melani. No, 53, scusate. Melani Alessandro vince San Baudia. Oratore di Latina. Dov'è Melani? Melani Alessandro per chi? L'hai già fatta, sì. Sì, fatta tre volte. Vabbè, la maratona, se non permetto di fare. Bellissima! Ah, eccolo qua! Ce facciamo anche questa! Ringraziamo Enrico Di Gregorio che ci ha dato questa opportunità di gruppo corale. L'altro è il numero 66! Alfio Polidori! Salto mortale, piroezza! Fuochi d'artificio, dov'è Alfio Polidori? Non c'è! È in giro a chiacchiera. Grande Alfio, ciao, dici qualcosa, dai. Buongiorno a tutti, benissimo. Ma aspetta, che discorso? Cos'è che devo fare? Doveva fare un grande discorso, se dimenticato. Hai visto quella di San Mario? Che puttana. Mi tocca andare a Latina, mi tocca andare. Dai, bello, dai. Ma c'è la bufala laggiù. Vabbè, è la bufalata, dai. Benissimo, grazie. Poi dopo ci sentiamo, grazie dopo. Grazie agli organizzatori che ci hanno dato tutto il temporale. Prego, via, basta. Poi andiamo in Sicilia, la 6 ore di Capo d'Urlando. 22 Faleo Massimo. Il 20... 30 ottobre. La vince Faleo Massimo. Pensate che l'ha chiesto lui e l'ha vinto lui. Questo è un conflitto di interesse. Io Capo d'Orlando vado da un altro del club, potete andare avanti. Rinunciamo. Rinuncio. Rinuncia, grande Massimo. Massimo rinuncia Capo d'Orlando. Ricordati di me. Rinuncio e la do. No. Non si può. Andare a cortina Luciano. Luciano deve andare in Sicilia. Ragazzi, se volete i gagliardetti della 100, delle 150, delle 100, c'è anche quella della 900, vi faccio vedere in diretta. Abbiamo il gagliardetto, se volete vedere in anteprima. Faremo una grande festa, la Lucia sta già facendo le torte per le 900. Come? 890 non fa più testa. Preparatevi, tra due anni alle 1000 però, La Lucia! Esiste? Sì, c'è. Dov'è? Non c'è. Cos'è? Capo d'Orlando. Capo d'Orlando non vuole nessuno. 4 Adornetto Gianluca. Adornetto Gianluca non c'è. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ma così. E poi le ripeschiamo? Salimbene Giorgio. Giorgio c'è, l'ho visto che nascosto da qualche parte con il suo sorriso. Arriva. Devi scendere in Sicilia. Devi andare in Sicilia, parti la passeggiata. Non credo. La bella fotografia. C'è Salimbene. Io non sapevo che il suo cognome era Salimbene. Eh sì, eh. Lui si chiama Re Giorgio, non Salimbene. Fai vedere quello, Giorgio. La prossima maratona che maratona è la prossima? Sempre 6 ore dopo l'Orlando vince il numero 74 Simonazzi Marco. Lui va, non rinuncia. Marco prendi? Io sì, vai. Beh, prendi. Magari vengo anch'io. Io ho rifiutato la mia. Ma organizzi tu? No,
Ci andiamo assieme. Dice no, però quasi, insomma, non è così. Ma no, ma non organizza tu. Ci sono. Trova l'aereo, 2 lire. Trova l'aereo. Il sale. Mettiamo in fondo allora. Ci sono le ultime 3, quelle che sono arrivate stanotte finalmente. Allora, maratona del sale. Vince. Numero 17, Paemia. No, Capecci. Gli ultimi 3, guarda. Dai che buona quella, buona quella. È buona. Numero 82. Zanovello Natale, vince il sale. Non è il Natalino. Perché? Piemontese, hai vinto Cervia. Ecco maratona del sale, buono, è l'ultimo, anche quella che non l'abbiamo ancora fatta. L'ultimo. È l'ultimo pettorale, è il 73esimo pettorale. Non ce la facciamo più. Vince il 73esimo pettorale. Montanari e Nibale. Dai, fammi vedere grande. Vince la maratona del sale. Questo mi fammi vedere. Allora, adesso chiameremo per finire quelli che non hanno vinto niente. Gioca in gara. Mi manca un po' di sale. Ciao. Questa è nuova, questa è nuova. Pardon, sai dov'è? No, è Cervia. Complimenti a Paolo. Quello che sta facendo. Gira che devo fare questo. Questo qua. Questo da appendere nel tuo studio, bello, ma bello, la camera ovale di Montanari, la casa bianca, della Blanchifaro. E questo è lui che... Allora abbiamo terminato con questo, maratone, vi chiamiamo adesso per ritirare chiamo io? No, Di Barletto o di Andrea? 99, sapete, domani Massimo fa la 100. Un applauso a Massimo, così giovane, ha già fatto 100 maratone, bravo. Cortina non c'è, Cortina Luciano non c'è, la consegniamo all'uomo con meno culo della sala. Chi è l'uomo con meno culo? Eccolo qua. Cortina, Luciano, Corsi? Leggi bene. Non c'è. Corsi della Dare. Paolo Finuani non c'è. Funghi. Enzo Funghi, che sfiga, non hai vinto niente, Enzo. Però sei sempre più veloce. Il più bello e il più veloce. Un applauso ad Enzo Funghi, dai. È il più bello del campo. Niente Enzo, guardalo qua. Ma vedete anche quello, Enzo. Grazie. Bravo. Gianfranco Gozzi. Eccolo qua. Abbiamo la pergamena, vieni Gianfra. No, non c'è. Eccolo qua. Foto. E sono giuste? Mancano 3. Dice che ne mancano 3. Deve fare un reclame ufficiale al nostro statistico, non segretario tecnico. No, ma probabilmente ha ragione lui. Ha ragione lui forse. Piccione non c'è. Daniele Zoli? Non è venuto. Abbiamo terminato. Per chi non lo... Allora volevo fare soltanto un avviso agli amici super maratoneti e comunicarlo eventualmente agli altri amici. Per chi non ha avuto la pergamena è pregato di contattare il presidente per farsi fare la pergamena, e ad una prossima maratona il presidente o io, uno del direttivo, le consegneremo man mano che ci incontriamo alle prossime maratone. Chiude la vela, chiude. Va bene? Chiude la vela. Tutto qua. Pubblicità, la vela. No, niente, un altro avviso che Massimo purtroppo mi spruna sempre. Noi in sostituzione della maratona di Napoli del prossimo 28 del febbraio. Prossimo sabato,
domenica prossima, è stata annullata la maratona di Napoli, voi come sapete è stata annullata, quindi ci hanno pregato caldamente a noi come club e come massimi organizzatori, nonché io e Massimo Paleo, di organizzare in tempi brevi una maratona in sostituzione di quella di Napoli. Noi ci siamo dati da fare, abbiamo chiesto già tutte le autorizzazioni, dovevamo portare questa maratona, scusa Massimo, dovevamo portare questa maratona il più in alto possibile, però non c'è stato possibile perché dovevamo interessare delle strade provinciali e statali, quindi voi sapete che per avere i permessi per queste strade ci vuole un po' di tempo, per cui l'abbiamo dirottata all'appello da me, dove io, essendo, scusate la presunzione un po' conosciuto, quindi ho avuto i permessi in pochissimo tempo e quindi abbiamo fatto un percorso di 3 km da ripetere più volte. Quindi per chi è interessato a recuperare questa maratona del 28, chiaramente non è che vado a dire a Piero Ancora, tu da Milano te ne vieni a Lavello, è impossibile, però voglio raccomandare ai miei vicini, cioè fino a Massimo, fino a Roma, eventualmente se qualcuno ci vuole onorare della sua presenza, anche perché abbiamo messo con Massimo un numero almeno di 150 iscritti, ragazzi, almeno per prendere le spese, perché come ben sapete Felice Russo organizza la 6 ore, la 24 ore, rimettendoci sempre. Stavolta Felice Russo non ci vuole rimettere, Massimo è un polpino e non ci rimette mai, per cui io chiedo la vostra collaborazione, grazie. Grazie Felice. Avremo